Salve ragazzi e bentornati con la carriera giocatore. Allora, quest'oggi puntata fondamentale perché scopriremo il nostro destino in Champions e quindi affronteremo prima la Dinamo Kiev, poi il Siviglia e vedremo un po' come andrà a finire. Nel mezzo, quattro sfide di campionato contro Salernitana, Empoli, Verona e Napoli. Ma come al solito, raga, prima di iniziare a giocare, invito a lasciare un mi piace, iscrivervi al canale per restare sempre aggiornati e per continuare a supportarmi, e anche a commentare qualsiasi vostro dubbio, consiglio, perplessità, e a seguirmi sulla pagina Instagram. Il link del profilo è come sempre in descrizione. Detto ciò, raga, direi di iniziare subito andandoci ad affrontare la Salernitana. Chiaramente abbiamo anche un primo posto da difendere in campionato e chiaramente a parità di giornate siamo noi primi sull'Inter. Obiettivi di giornata: 9 in pagella, 35% di dribbling riusciti e 60% di possesso palla. Occhio, qui gran palla recuperata, possiamo andare, il destro e arriva il gol del vantaggio. 1-0, la sblocchiamo praticamente subito visto che siamo ancora al quarto d'ora di gioco. E occhio qui, grandissima palla recuperata. Andiamo in porta, andiamo in porta, andiamo in porta! E arriva subito il raddoppio su due. Ingenuità clamorosa da parte della Salernitana che qui ci ha letteralmente regalato due gol. E ancora palla per noi, possiamo ancora avanzare. Attenzione, attenzione, che arriva la tripletta lampo. 19 minuti di gioco, 3 gol. Incredibile, Aistor che continua a regalare prestazioni impressionanti, devastanti, incredibili. 3-0, raga. Ancora una palla rubata, un'altra palla persa, ragazzi, non è possibile che arriva anche il poker. 20 minuti, ragazzi, non è possibile. Si è rotto il gioco. Che sta succedendo? 4 gol in 20 minuti. Abbiamo una media di un gol ogni 5 minuti, praticamente. E poi la cosa bella è che i gol sono arrivati tutti dal 15° al 20°, quindi in 5 minuti. E occhio che qui possiamo ancora andare perché perdono ancora palla. Attenzione, il tocco. Occhio che può arrivare pure l'assist. 5-0, 26 minuti dopo il poker arriva anche l'assist. E ancora palla recuperata, un'altra palla persa, siamo ancora passati. Il destro stavolta, Fiorillo para. E occhio che qui abbiamo ancora campo, possiamo avanzare, guardate qui com'è messa male la difesa salernitana. E qui arriva il miracolo di Fiorillo, incredibile. E occhio che possiamo ancora andare qui, buono il tocco da parte nostra per Berardi che non ci fa fare il secondo assist, però arriva comunque il 6-0. E chiaramente raga, appena si concluderà il primo tempo, richiediamo tranquillamente il cambio perché non ha senso continuare, partita già portata a casa, difesa della Salernitana che veramente non ci ha avuto senso, quindi possiamo un po' riposarci per la prossima partita. Raga, guardate le statistiche, 14 tiri a 0, gol previsti 7,0. Oh, mamma mia, mai vista una cosa del genere. Comunque, richiediamo questa sostituzione e vediamo un po' la partita, quanto finirà. 6 a 6, no, rimane 6 a 0, bene. E continuiamo subito affrontando l'Empoli, 18° in classifica. Siamo sempre lì davanti, titolare. Occhio che fra 3 giorni c'è la Dinamo Kiev. Obiettivi per questa partita: 8,5, eseguito di rimporta e 40% di dribbling riusciti. Qui ingenuità clamorosa del difensore dell'Empoli, palla regalata, ma arriva l'assist per Berardi, qui estrema generosità da parte nostra, 1-0. E ok raga, termine il primo tempo, 1-0 all'intervallo per noi, questa volta non è stato nostro il gol, ma abbiamo fornito l'assist. Raga, occhio, Traoré, qui bellissimo il lancio in avanti, è tutto regolare, e arriva il miracolo di Foster, l'avevo vista dentro. Raga, occhio, qui gran palla di Boga per noi, gran movimento, il destro e arriva il 2-0, gol dopo l'assist, arriva questo meritato gol, 2-0, partita quasi in cassaforte. Ma occhio, raga, che arriva il gol dell'Empoli, 2-1, era da un po' che stavano insistendo, alla fine hanno trovato il gol. Raga, occhio qui, bella palla alzata di testa, arriva il grande tuffo, ma arriva anche la parata di Foster che capisce tutto. Raga, occhio che possiamo concludere in attacco, un ultimo sforzo, un ultimo scatto,
Qui è fallo, signor arbitro. Infatti, dato che il tempo è finito, abbiamo conquistato veramente una punizione preziosissima. Berardi, che la tocca per noi. Vediamo un po' se riusciamo a fare l'ultimo tiro. Siamo in area, ma troppo coperti, raga. Qui abbiamo esagerato. Comunque, dovrebbe finire qui la partita. Infatti, è così. 2-1, vittoria preziosissima. E adesso, raga, è arrivato il momento della partita clou Dinamo Kiev-Sassuolo. Comunque, la prima delle due partite clou. Bisogna praticamente vincerle tutte e due se vogliamo effettivamente sperare di passare il girone e approdare agli ottavi. Iniziamo con la prima, siamo un po' stanchi, ma neanche troppo. Piccola cosa, le divise. Perché FIFA, giustamente, automaticamente qui ci ha messo con la maglia azzurrina contro la Dinamo Kiev, che guarda un po', ha una maglietta azzurrina. Obiettivi per la partita: 8,5, 3 tiri in porta e 55% di possesso palla. No, ma no, il gol. Già stavo per dire che c'era stato il salvataggio miracoloso, però arriva il gol della Dinamo con Popov addirittura. Ma non sarebbe il difensore centrale Popov? E niente, raga, partenza tendica. Eravamo partiti con così tante speranze, diciamo tanta roba da fare in un certo senso, perché se non vinci oggi praticamente sei fuori. Però dai ragazzi, che la partita è lunga, abbiamo tutte le possibilità per provare addirittura a vincerlo. No, 2-0. L'avete visto, consigli? Ecco, sperate di non vederlo mai più, perché non è possibile fare un intervento così. Che animazione è? Cioè, non ha senso. Cioè, guarda qua. Guarda qua, guarda qua. Cioè, qua si vede benissimo. Il sinistro, cioè, quello ha continuato ad andare dritto. Dai, ragazzi, fa pure ridere. Dai ragazzi, su, andiamo a vincere sta partita. Palla dentro, non ci credo, ma la seconda volta è quella buona. Volevo fare l'assist e ho fatto l'assist. 2-1, siamo ancora vivi. Gol di Amrabat. Occhio qui, gran palla recuperata da Berardi. Possiamo andare. Ragazzi, non è semplice, però bisogna correre. Forza, forza, qui siamo passati. Forza, 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 forza. Parata di Boshan. E occhio che siamo in avanti, tocca retrata per Muldur. Vai Traoré! Palo di Traoré, che peccato. E peccato, raga, termine il primo tempo, 2-1 all'intervallo, ma siamo ancora vivi e ce la possiamo fare. Dai ragazzi, crediamoci. Raga, occhio che pallino qui di Traoré, possiamo andare. Attenzione, ragazzi, siamo in mezzo a tutti. Vediamo un po' se riusciamo ad inventarci qualcosa. Eh sì che ci inventiamo qualcosa. Calcio di rigore e occhio che forse lo battiamo noi perché dovremmo avere la statistica abbastanza alta. Neanche ammonizione, ci posso stare. Rigore che c'è perché comunque abbiamo spostato il pallone. Non siamo caduti subito, però va bene lo stesso. Rigore che battiamo appunto noi. Questa volta incrociamo. Vediamo un po' il destro di precisione. Arriva il gol. Madonna ragazzi, abbiamo rischiato tantissimo di sbagliarlo. Ma arriva il 2-2 e occhio che è troppo presto per accontentarci. Raga, occhio che possiamo andare. Amrabat alza questo pallone che lo mettiamo, che lo riusciamo a mettere a terra. Avete capito? Siamo in aria, siamo in aria. Siamo in aria! Parabushan. E occhio al corner. È un po' entrato sul backen di testa. Madonna mia, per pochissimo. Ma siamo ancora lì. Un'altra traversa. Niente, raga, anche sfortunati. Dai, che ormai siamo al 90esimo. Dai, ragazzi, dai. Dai, Traoré la traversa. Non è possibile, non è possibile. Siamo proprio sfortunati. Dai, ragazzi, ultima azione. Forza, forza, datemi sta palla. Non la volevo passare. Ma stavolta sì, di qua. No, perché? Sono stupido, sono deficiente, sono un incoglionito. Perché l'ho passata? Io tiro sempre, perché? Sono proprio stupido. E qui, nella concitazione del momento, mi è sembrato giusto passarla. Non lo so, raga, mi dispiace, però potevamo effettivamente segnare. Non era certo, però che vi devo dire, termina 2-2 la partita, anche se sicuramente avremmo meritato di più per come abbiamo giocato, veramente col cuore. E adesso, raga, vediamo come sono messe le cose, perché vediamo un po' se abbiamo ancora speranza. Allora, raga, di passare. No, raga, siamo fuori, perché col Siviglia, pure se vinciamo, al limite andiamo a 7 punti. La prima gara con la Dinamo Kiev l'abbiamo persa, quindi negli scontri diretti
sono avvantaggiati loro. Raga, siamo fuori proprio da tutto. Peccato, veramente peccato. Ed effettivamente era troppo importante vincere oggi. Adesso mi sento in colpa davvero per quel tiro lì alla fine. Non lo so cosa poteva succedere. Nel caso veramente potevamo segnare a tempo più che scaduto. Però raga, che ci possiamo fare? È andata così. Era praticamente la prima esperienza in Champions per il Sassuolo. Però peccato, veramente peccato. E di conseguenza, raga, la gara col Siviglia diventa inutile e anche giocarla, secondo me, non c'ha senso. Però, raga, non lo so. Perché? Vediamo un attimo la differenza reti, perché FIFA è strano, se tante volte considera prima i gol in trasferta, magari, cioè nel senso la differenza reti e magari riusciamo a vincere col Siviglia, la Dinamo Kiev perde e al limite ci qualifichiamo per l'Europa League. Non lo so, nel dubbio ce la giochiamo normalmente perché alla fine è pur sempre una gara di Champions, però è chiaro che la giocheremo a mente molto più libera. Comunque intanto mentre parlavo siamo già qui in campo per la partita contro il Verona, quarta partita della puntata, quindi vediamo gli obiettivi di oggi, 8 e mezzo, 55% di possesso palle, completa 3 passaggi nella metà campo avversaria. Ragazzi, possiamo andare. Buona la palla, forza, 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 porta vuota, non possiamo sbagliare. 1-0, la sblocchiamo subito qui. Grande intesa con i compagni, veramente una bella azione. Ragazzo, possiamo andare, c'è campo, c'è campo, c'è campo! E arriva la doppietta personale. 2-0, quasi allo scadere del primo tempo. E ok, raga, termina anche il primo tempo, 2-0 all'intervallo. Potrebbe essere un rischio richiedere il cambio già all'intervallo, già adesso, però vediamo perché i nostri obiettivi non li abbiamo completati. Sì, quello della valutazione, però vabbè, quello del possesso palla non lo calcolo perché è collettivo, quindi non c'ha senso che stia all'1,5, però quello dei 3 passaggi lo calcolo e quindi continuiamo anche nella ripresa. Ragazzi, che possiamo ancora andare. Siamo in area per la tripletta che arriva. 3-0, tripletta personale. E a questo punto, raga, devo fare un passaggio e posso richiedere il cambio, così completo anche l'altro obiettivo. Ok, passaggio fatto, adesso facciamo concludere l'azione qui fuori gioco, ingenuità, e possiamo richiedere la sostituzione, 3-0, mezz'ora alla fine, penso che è un vantaggio buono, infatti la partita si conclude proprio così. E adesso raga, è il momento di andare al Maradona per affrontare il Napoli, occhio che l'Inter perde terreno, adesso abbiamo 3 punti di vantaggio e non più uno, e però il Napoli quarto in classifica, meno 7 rispetto a noi, sicuramente è importante non perdere questa partita. E certo raga, neve a Napoli, a Maradona, certo, una cosa così comune, cioè grandina proprio, manco se fossimo in Alaska. Vabbè, raga. No, e poi ovviamente abbiamo la maglia bianca. Pensate ogni volta puntualmente che c'è la neve, abbiamo la maglietta bianca. Non parlo di questa carriera di giocatore, ma parlo proprio delle carriere che faccio in generale. E capita sempre così, è assurdo. E madonna, sei accecante, raga, io odio. Odio la neve, troppa luce. Vinciamo in fretta sta partita, così richiediamo subito il cambio. Arriva il gol del vantaggio 1-0. Pronti via di cattiveria e di cattiveria. Andiamoci a leggere anche gli obiettivi: 8,5, 50, 65% di realizzazione. Completa 3 passaggi nella metà campo avversaria. I 3 passaggi già fatti. Come? Non lo so. Cioè, forse è rimasto collegato alla partita precedente. E occhio qui, gran palla recuperata. Forza, 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 forza. 2-0, doppietta lampo. Per il momento sembra la partita con la Salernitana. E occhio al corner, dai, che siamo allo scadere del primo tempo. Ci starebbe benissimo un bel gollettino qui, in modo da richiedere il cambio, visto che non ci vedo nulla. La neve mi sta distruggendo gli occhi. E infatti, raga, penso che proprio per questo motivo richiederò il cambio perché veramente non ce la faccio a giocare, è troppo accecante, è impossibile. Poi abbiamo fatto anche tutti e tre gli obiettivi. Sì, raga, chiediamo il cambio. Sono fiducioso dei miei compagni, so che possono mantenere il punteggio, infatti ce la fanno. Perfetto. E intanto ho visto anche che l'Inter ha pareggiato 1-1 e questo vuol dire che
in campionato si rosicchiano altri 2 punti e infatti adesso siamo a più 5. E adesso, raga, forza, proviamo a chiudere in bellezza con il Siviglia per la gloria e per l'onore, almeno proviamo a rendere felici i nostri tifosi. Obiettivi, 8,5 di valutazione, 55% di possesso palle e segno almeno un gol da fuori area. Raga, ma occhio al Siviglia che la sblocca subito con Ocampos. E occhio che possiamo andare, Bonitucco per Berardi. Forza Mimmo. Mimmo, perché hai perso palla? Come cavolo hai fatto? Palla per noi. Salva tutto Montiel. E occhio il destro, palla in rete, mamma mia come si è infilata, precisione chirurgica, forse Bono poteva fare qualcosina in più, ma comunque ci togliamo lo sfizio di questo gol in Champions. Niente raga, neanche il tempo di festeggiare, che il Siviglia torna subito in vantaggio con Rafa Mir. Occhio qui, palla lunga è passata, Kiko Glitch, Kiko Glitch! E arriva il 2-2. Il Kiko Glitch non si smentisce mai. E ok raga, 2-2 all'intervallo, sicuramente bella partita, molto accesa. Comunque io proverei fino all'ultimo a cercare la vittoria praticamente, perché innanzitutto vediamo che il Chelsea sta vincendo, quindi raga, forza, ma proprio per lo sfizio personale, per la gioia di vincere una partita in Champions in casa. Certo, abbiamo vinto col Chelsea, che è sicuramente più forte del Siviglia, più blasonata, eccetera, eccetera, però comunque è sempre importante vincere, anche per una questione ipotetica di ranking, anche se qua su FIFA ha poco senso, però vabbè. Raga, occhio, possiamo andare. Bonitocco di Giuricic per noi. Occhio, occhio, il destro! E non possiamo fallire. Tripletta personale, ribaltato. Il Siviglia, e andiamoci a prendere la gioia della nostra curva. Che brutto errore, che brutto errore, che bruttissimo errore, 4-2, poker personale in Champions, usciremo dalla Champions ma almeno resteremo lì per un po', penso in vetto quasi alla classifica marcatore di Champions, comunque 4-2, gol importante perché fa appunto morale dal punto di vista sia collettivo ma soprattutto personale perché un poker è un poker. E possiamo ancora provare ad andare. Tocca buono per noi. Siamo in area. Il sinistro parabono stavolta e si salva dalle 5-2. Termina qui la partita. Bella vittoria. Sono contento. E comunque, raga, quanti gol abbiamo fatto oggi? Devastanti. Cioè, più di 10-15 gol. E alla fine, raga, il Chelsea batte 2-1 la Dinamo Kiev. Quindi, raga, anche per un discorso di differenza reti, penso che la Dinamo Kiev sia passata a prescindere. E infatti sì, usciamo come quarti a pari punti con la Dinamo Kiev, che comunque si salva non per la differenza reti, ma per lo scontro diretto, perché la differenza reti era migliore la nostra. Quindi FIFA per una volta funziona bene. Quando deve funzionare male, non funziona male, pensate. E comunque, raga, direi che per oggi possiamo lasciarci qua. Vi lascio prima del derby con il Bologna, che vedremo nella prossima puntata. Intanto saliamo anche al livello 21, quindi prima di chiudere andiamo a piazzare questi 4 punticini che io vorrei mettere nei passaggi, perché nei passaggi non è che stiamo andando benissimo. Quindi servirebbe uno in più e sblocchiamo qui l'artista. Però noi potenziamo, che potenziamo? Passaggi corti e visione. Passaggi, vabbè, facciamo questo così lo completiamo tutto. Qua ci vogliono 5 punti, quindi facciamo così, perfetto. Non arriviamo ad 80 di overall, ma penso che ci manca poco. Comunque, raga, nella prossima puntata concluderemo il 2022 affrontando Bologna e Atalanta. Poi passeranno i giorni e andremo ad affrontare prima il Venezia. Poi la Samp, inizieremo la Coppa Italia, che possiamo viverla come la competizione importante, e poi partita anche contro il Piemonte Calcio. Quindi, raga, ci aspetta una puntata bella scoppiettante, e anche questa qui lo è stata, quindi sicuramente le puntate della carriera giocatore, dal mio punto di vista, sono anche complicate da registrare, perché appunto devo comunque giocarmi 6 partite, anche se il video esce lungo un quarto d'ora, però io sto qua da 1 ora e 5 minuti, quindi comunque ci vuole parecchio tempo. Comunque, raga, detto ciò, possiamo fermarci qua. Io vi invito a lasciare un like, un commento, ma soprattutto ad iscrivervi
iscrivervi al canale e seguirmi sulla pagina Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo episodio e ciao a tutti.